coadiuvato dagli assistenti Gabriele Federico di Agropoli e Gianluca Guerra di Nola. Ecco, appena iniziato il primo tempo di Sant'Antonio Abate Ischia Calcio. C'è d'angolo per l'Ischia dalla sinistra. Cross in mezzo, cerca Di Costanzo, fischia l'arbitro, cross di Pistola. Sul primo palo la prolunga Castagna. L'Ischia pressa alta e conquista palla nella tre quarti avversaria per poi impostare il gioco. Di nuovo dai piedi di Sogliuzzo, vede il portiere fuori dai pali. Piedi di Sogliuzzo e cerca di l'imbucata per Pistola. Pistola la mette al centro. Elude la marcatura di due giocatori dell'Isola dell'Ischia. Il numero 10 arriva in area, la mette al centro. Quanto riguarda la difesa isolana, veste il numero 13 e non il numero 6. Attenzione, Pistola. De Luis allunga per Montanino, azione interessante. Montanino entra in area e poi mischia in aria e la butta dentro, ma l'arbitro convalida il gol. Iniziato il secondo tempo in questo momento. Ora il numero 10, cross in mezzo, cross in mezzo, capitano Iruocco, cross in mezzo, c'è un contatto in aria. Proteste dei padroni di casa che chiedono un calcio di rigore. Raddoppiato, palla della femmina, ottimo il passaggio per il numero 8 di casa. Calcio d'angolo dell'Ischia, cross in mezzo, stacco di testa di De Luise, ora trofa da fuori area, palla alta. Cross in mezzo e fischia fallo, l'arbitro aveva segnato il Sant'Antonio Abate. Due di casa, buona la sua prestazione in chiave difensiva. Poi Arcamone ruba palla sulla tre quarti, arriva in aria, tiro. Versa in attacco tutto il Sant'Antonio Abate, resta fuori solo il numero 4 della femmina. Il portiere sale al centrocampo, cross largo per Filosa, D'Antonio a tu per tu col portiere, col destro però Sbilenco. L'arbitro ha il fischietto in mano, guarda l'orologio e finisce ora l'incontro della 18ª giornata, Eccellenza Campania Girone B. Il risultato è di 1-0 per l'Ischia.